accertato che sia scoppiata una bomba. Il fatto è il più grave che abbia colpito Milano in tempo di pace. In nome del popolo italiano. All'alba del 15 dicembre 1976, un'irruzione delle forze di polizia in un condominio di Sesto San Giovanni provocò una strage in cui rimasero uccisi il maresciallo Sergio Bazzega e il vicequestore Vittorio Padovani, colpiti a morte dal giovane brigatista Walter Alasia, morto anch'egli nel conflitto a fuoco con la polizia nel tentativo di scappare. Fu il culmine di una violenza che a Milano e nella periferia industriale più popolare della città aveva già provocato numerosi episodi di violenza. Nel capoluogo lombardo le Brigate Rosse si erano radicate in modo meno invasivo rispetto ad altre realtà industriali come Torino o Genova. Ma da quel momento, e in nome del brigadista Alasia, comincerà tutta una serie di attentati e di uccisioni. A cadere saranno tre carabinieri nella strage di Via Schievano, il direttore del Policlinico Luigi Marangoni, dirigenti industriali come Manfredo Mazzanti e Renato Briano. Una violenza cieca e gratuita, negli anni in cui Milano era insanguinata da altre formazioni come Prima Linea, che uccise i giudici Emilio Alessandrini e Guido Galli. Milano seppe ribellarsi alla violenza brigatista. La gente era già segnata dai lutti e dalle tragedie e lì, più che in altri luoghi, magistrati e forze dell'ordine seppero contrastare il terrorismo politico. Proprio a Milano, nel covo di via Montenevoso, furono arrestati alcuni dei brigatisti più pericolosi d'Italia, coinvolti anche nel sequestro e nell'omicidio di Aldo Moro. Il processo del 1984 portò alla sbarra più di 100 brigatisti, in una Milano già pronta a guardare lontano, senza dimenticare il sacrificio di tutti coloro che avevano combattuto il terrorismo pagando il loro impegno con la vita. Il 7 dicembre 1976 il centro di Milano fu messo sotto sopra da giovani che individuavano nella scala il simbolo della loro esclusione. Bettino Craxi è il nuovo segretario del Partito Socialista Italiano. Si conclude stanotte a Milano la sesta festa del proletariato giovanile. Il Parco Lambro rappresenta da una parte... La Repubblica si presenta come un giornale di modello nuovo. Oggi comincia un'avventura nella stampa quotidiana. Sempre di più, e la nera cede e precipita giù. Svalutation, svalutation. Sono le 8:15, ma a Milano non è presto. La gente è al lavoro da tempo, il traffico caotico. Dall'inizio del 1980 sono passati appena 8 giorni. In fondo a una strada, una 128 bianca abbandonata tra il nevischio. Poco lontano, all'angolo di via Schievano, i cadaveri di 3 poliziotti. Erano le 8:27. La ritmo color ocra della polizia imbocca questo sottopassaggio preceduta da una 128 bianca sulla quale vi è una sola persona. La 128 si ferma poco prima del cavalcavia. Per una decina di secondi non accade nulla. Improvvisamente, e questo è il fatto inedito, 3 persone scendono dal marciapiede dove erano in attesa. Sparano una 30 di colpi con pistole calibro 9 lungo. Un agguato da professionisti, un'azione rapidissima che non lascia scampo ai 3 uomini. Rocco Santoro lascia la moglie e un figlio. Era nato a Baronissi di Salerno. Antonio Cestari, sposato con 2 figli, era nato a San Lorenzello di Benevento. Michele Tatulli doveva sposarsi nei prossimi mesi. 3 vite stroncate, altre famiglie in lutto. Milano abbraccia anche queste vittime, in uno dei tanti drammi degli anni di piombo. Ma è stanca,
atterrita, sfibrata. L'attentato viene rivendicato dalle Brigate Rosse. È il loro benvenuto al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, da pochi mesi al comando della divisione carabinieri Pastrengo. Nelle mani degli investigatori un identikit tracciato sulla base della testimonianza di due persone che hanno visto il terrorista a viso scoperto. Le Brigate Rosse si sono attribuite il triplice assassinio. Sul volantino si legge Colonna Walter Alasia. Ma chi è Walter Alasia? Per capirlo bisogna andare in una delle città alle porte di Milano e tornare indietro di qualche anno. Sesto San Giovanni non è solo uno dei tanti centri che fanno da corona a Milano. È il nido industriale che ha plasmato una cultura operaia che ha pochi eguali in Italia, alimentando il mito della Stalingrado d'Italia. È una zona che dall'inizio ha una forte identità operaia, anche molto ribelle. Negli anni dell'occupazione nazista, Sesto San Giovanni paga un alto tributo anche di deportati, tant'è vero che poi nel 71 gli viene assegnata anche la medaglia d'oro e nella motivazione proprio detto che è una cittadella operaia della resistenza. Sesto San Giovanni è nella storia sociale del paese un luogo mitico, come Mirafiori, come Porto Marghera, come grandi luoghi del sud d'Italia, diventano le cattedrali del conflitto sociale. Colpisce l'immaginario questo sciamare al cambio turno di moltitudini di tute blu che vanno o vengono dai grandi stabilimenti della Breda, della Marelli, della Falck, della Pirelli, che addensavano Sesto San Giovanni. Il fumo dalle ciminiere, il suono delle sirene, la città costruita dentro le acciaierie come la Falck, o le zone residenziali per le famiglie di operai, in quelle che venivano chiamate le case di ringhiera. Fabbrica e città a Milano diventano una cosa sola. Le fabbriche stavano inchiodate sul territorio, e semmai la mobilità era della forza lavoro, basti pensare ai giganteschi fenomeni di immigrazione dal sud al nord del paese. Erano popolazioni lavorative per cui la fabbrica era anche una comunità di relazioni umane, di solidarietà, anche di conflitto naturalmente, però di identità. Nel tempo il mito viene alimentato dalle grandi immigrazioni del dopoguerra, dai sindaci comunisti e dalla cultura rossa che permea il territorio negli anni del boom. La fabbrica diventa indole e vanto, un fortino a difesa dell'identità. Le fabbriche fino a quel momento erano inserite all'interno del tessuto urbano. In un tempo in cui il numero di operai era enormemente salito, per Milano il tema operaio e della vita di fabbrica era molto forte. Avevamo noi assistito all'irrompere sulla scena di quella figura sociale che venne chiamato impropriamente l'operaio massa, cioè l'operaio comune di serie, quello delle grandi catene di montaggio. Col tempo l'Italia rafforza la sua vocazione industriale e le fabbriche diventano il cuore delle conquiste degli anni 70, a cominciare dallo Statuto dei Lavoratori. All'inizio del 70 verrà varato lo Statuto dei Diritti dei Lavoratori. Si stabilisce un rapporto tra il conflitto, il contratto e la legge e il processo di riforma. Lo Statuto dei Lavoratori riconosce gli operai come un soggetto sociale indipendente e autonomo. È molto importante per l'equilibrio sociale, diciamo, del paese. Gli operai diventano coloro che lottano per vedere riconosciuti i loro diritti, non solo per diritti di natura economica. Ma all'inizio degli anni 70 Milano è già ferita. Gli anni della cosiddetta strategia della tensione sono cominciati qui, in questa piazza gremita, pochi giorni dopo la strage di Piazza Fontana. I funerali di Piazza Fontana sono un momento simbolicamente fortissimo. La piazza è stracolma, la gente arriva da ogni dove. Certo ci sono i cittadini mobilitati dalle organizzazioni, ma non solo, ci sono i comuni cittadini che partecipano a quelle esequie. C'è la gente arrampicata sui lampioni.
Quello che colpisce molto di quella situazione è il silenzio. Piazza Fontana è la fine di un'Italia innocente, i milanesi percepiscono quel momento come qualcosa di assolutamente clamoroso, nuovo, scioccante. La bomba di Piazza Fontana e l'inizio della strategia della tensione sono molto importanti per capire che lo scontro sociale ha fatto un salto di qualità. Gli operai che vengono intervistati dicono una cosa molto bella, ci sembrava di avere il cielo di mano, fanno queste cose per strapparcelo dalle mani. Quindi è proprio la sensazione che ci siano dei poteri che si muovono dietro e che stanno strappando di mano quei diritti che sono stati conquistati. Quella è un'epoca in cui da una parte nelle fabbriche è un momento di scontro sindacale, dall'altra si sta formando, sta cominciando la sua attività un movimento studentesco molto ampio. Questi due tipi di conflittualità agitano la città e creano una miscela particolare che non ha corrispettivi in altre città italiane in quel periodo. Milano si riempie di piccoli gruppi politicizzati. In città fioriscono comitati e collettivi facenti capo a diverse aree della cosiddetta autonomia. E la città tiene a battesimo ogni tipo di protesta. Quindi nasce questa nuova figura, la figura del sovversivo, una categoria di giovani che non riuscivano più a riconoscersi nelle nuove formazioni della cosiddetta sinistra extraparlamentare, né tantomeno nella sinistra storica, Partito Comunista e Partito Socialista. C'era stata già la formazione dei gruppi dell'autonomia operaia organizzata, da cui poi nacquero vari filoni, tra cui in modo particolare il gruppo delle formazioni combattenti comuniste di alunni che uscì dall'autonomia. Milano era un po' la fucina di ogni tipo di terrorismo, in particolare di sinistra. Molti in quell'area cominciano a pensare che ci sia una specie di colpo di Stato in Fier e quindi a spingere verso la lotta armata alcune organizzazioni che già esistevano, per esempio Potere Operaio. Non c'è soltanto la protesta spontanea, la scia dell'autunno caldo che porta in piazza studenti e operai. Nelle fabbriche della periferia cominciano la loro propaganda a gruppi terroristici ancora poco conosciuti, come le nascenti Brigate Rosse. Le Brigate Rosse nascono in fabbrica. Il proletariato, quindi l'operaio della fabbrica, era il soggetto rivoluzionario per eccellenza e quindi era necessario unire i proletari e farli partecipare alla lotta rivoluzionaria. Le avanguardie devono lavorare per far sì che si inneschi il processo rivoluzionario. La classe di riferimento è la classe operaia, che è la classe rivoluzionaria per eccellenza. L'altro elemento è che bisogna fare reclutamento. E come lo si fa? Colpendo quelli che sono i diretti antagonisti. Dai volantini ciclostilati, le Brigate Rosse passano presto alla violenza, fatta di atti intimidatori, incendi alle auto, piccoli sabotaggi, fino a prendere di mira i dirigenti aziendali, come Hidalgo Macchiarini, il dirigente della SIT Siemens, sequestrato il 3 marzo 1972 e liberato poche ore dopo. La pistola puntata sul suo volto è la fotosimbolo di questi anni. Le Brigate Rosse teorizzavano la clandestinità dell'azione per sollevare le masse e determinare la rivoluzione del proletariato. Sono anni drammatici per l'Italia, ormai entrata nella spirale della strategia della tensione. A Milano e in altre città d'Italia, come a Brescia, in Piazza della Loggia, o sul treno Italicus, dove opera la destra eversiva. Ben presto si comincia a morire anche per le strade delle principali città italiane, quando le P38 tirate fuori nei cortei provocano vittime da una parte e dall'altra. Abbiamo sul selciato delle varie piazze italiane una serie di orfani ustionati di varie illusioni che ormai hanno trovato la loro sponda finale. In che cosa? In un'autonomia che le ha declinate con due binari assolutamente diversi, uno un'ala creativa e l'altro un'ala cosiddetta
militarista, che sarà poi quella che risulterà vincente e che consegnerà frotte di aspiranti brigatisti per l'appunto al partito armato. A metà degli anni 70, uno dei principali teatri dello scontro sociale è Torino, dove è attivo uno dei nuclei storici delle Brigate Rosse. È da qui che parte la controffensiva dello Stato. Perché a Torino, avendo avuto a che fare con i primi processi importanti, le prime indagini importanti, si era costituito presso la Procura e presso l'ufficio istruzione, che ora non esiste più, ma all'epoca c'erano i giudici istruttori, si erano costituiti dei gruppi specializzati di magistrati che dedicavano tempo e energie a quella specifica materia. I magistrati in trincea a studiare il fenomeno terroristico. Sulla strada, forze dell'ordine provenienti da tutta Italia. Io entro nell'amministrazione della pubblica sicurezza nel 71. Dopo un anno mi hanno mandato a Torino perché avevano formato equipaggi di 4 persone, di cui uno era della squadra mobile, uno della Criminal Poll, uno dell'ufficio politico e poi uno dell'antiguerriglia. Quando sono arrivato a Milano ho conosciuto il maresciallo Bazzega. Mio papà era il maresciallo dei servizi di sicurezza antiterrorismo. Papà era un uomo che credeva profondamente nel suo mestiere. Ti faccio un esempio. Stava camminando un giorno in Piazza del Duomo, erano lei e mio papà, incontrano questa coppia. E il marito, l'uomo di questa coppia, gli dice: ciao Sergio, come stai? Tutto bene? Un quarto d'ora da amiconi, sembra. Se ne vanno, mia mamma lo guarda, fa: ma chi era? Un collega, un tuo amico? No, guarda, uno che ho arrestato 3 anni fa. All'epoca i pedinamenti, io andavo più con la moto e lui, siccome gli piaceva pure a lui andare in moto, veniva sempre con me sulla moto, perché mi diceva che lui sulla moto con me stava tranquillo. E quindi anche questa simpatia, diciamo, per la moto ci ha portato a incominciare che lui ogni cosa che doveva fare era contento che ci fossi io. Nel 1976 a Torino si celebra il primo processo alle Brigate Rosse, che viene subito rinviato. Meno di un mese dopo, a Genova, viene ucciso il procuratore Francesco Coco. Ormai si spara ad altezza uomo, si urlano slogan come colpirne uno per educarne 100. Il paese è inghiottito dal terrorismo e vive i suoi anni di piombo. Anche Milano vive l'angoscia del terrorismo. Nel 1975 era stato rapito Massimo De Carolis, avvocato e dirigente della Democrazia Cristiana. Nel 1976 le Brigate Rosse assaltano caserme dei carabinieri e fabbriche come la Ercole Marelli. Arriva una telefonata dalla questura di Pavia. Hanno arrestato una persona e in casa di questa persona hanno trovato dei volantini, delle armi e compagnia bella. Nell'appartamento c'era un paio di occhiali. Là i colleghi in precedenza ci avevano detto: guardate che c'era un ragazzo che veniva col treno che veniva da Milano 2 o 3 giorni a settimana. Siamo andati a Milano e abbiamo trovato, e siamo andati da un ottico. Ci dice: guardate, queste sono lenti che io non l'ho mai vendute. E lui ci dice: guardate però che c'è un altro che sta a Sesto San Giovanni, pure lui c'ha lo stesso tipo di lenti che vende. E siamo andati. Andiamo a questo e lui ci dice: sì, io un cliente solo c'ho. Ci dà il nome e ci dice: Walter Alasi. Walter Alasi partecipa sicuramente o quasi sicuramente a 4 azioni delle Brigate Rosse a Milano. Un'incursione avvenuta il 1 dicembre del 1976 nella sede di Democrazia Nuova, con le solite cose abbastanza consuete, insomma, asportazione di schedari, di materiale, anche del denaro e naturalmente grossi simboli delle Brigate Rosse dipinti con la vernice spray sul muro. Al numero 161 di Via Leopardi c'è un palazzo qualunque. Al primo piano dormono 4 persone. Una famiglia di operai come tanti in questa zona. È l'alba di un giorno che sembra normale.
suonato il campanello, io ho guardato chi era e ho chiesto chi è. Mi hanno detto aprite polizia, sappiamo che vattene in casa, così hanno detto. Allora mi sono spaventata perché ho visto questi uomini mascherati, non sembravano poliziotti, sembravano marziani. I giubbotti antiproiettili dell'epoca erano tipo i scafandri, pesantissimi. L'elmetto non era un elmetto, con delle feritoie che praticamente non vedevi quasi niente. Allora torno indietro, chiamo mio marito e lui stava già scendendo dal letto. Allora gli dico vai a aprire perché io non apro, c'è la polizia, cercano Walter. E allora lui quando mi ha chiamata io ci ho messo un po' di tempo a trovare le chiavi, comunque ho aperto. E poi mi sono trovato qui e ho visto passare due persone davanti. È un'azione fulminea e veloce quella per arrestare il giovane brigatista Walter Alasi. La conducono il maresciallo di pubblica sicurezza Sergio Bazzega e il vicequestore Vittorio Padovani del commissariato di Sesto San Giovanni. Per la prima volta uno dei protagonisti la racconta in televisione. Entriamo, io sono andato sulla prima stanza a sinistra, un collega è andato sulla prima stanza a destra, l'altro collega è andato sulla stanza a sinistra, quella in fondo. E ho sentito dei colpi. Quando ha sentito che c'era la polizia, lui si è alzato e ha sparato. Io non so dove ha preso la pistola, comunque si è messo lì così e ha sparato subito. Io come esco da dentro mi scontro con Bazzega e Padovani. Padovani però è passato. Bazzega l'ho appoggiato per terra. Ho detto... E lui mi ha detto, ma frega, mi ha beccato pure a me. Le poliziotti sono caduti, uno è caduto nel ripostiglio, all'indietro. E lui poi è scappato, ha aperto la finestra e è scappato via. Vado avanti, entro nella stanza, entro, e vedo la finestra aperta e lui che già si è buttato, diciamo, ha saltato la finestra perché era un piano rialzato. È saltato giù. Qua, è scappato e ha fatto due o tre metri e si è sentito subito una raffica di mitra. Fuori c'erano tantissimi colleghi, perché era tutta la zona era stata tutta circondata, il palazzo, perché oltre ad Alasia la perquisizione veniva fatta anche ad altri. E fuori si è incominciato, diciamo, a sentire spari un'altra volta. Dove l'hanno fermato subito. Poi dopo un po' si è sentito un colpo solo, ma io non ho potuto stare qua perché mi hanno presa e mi hanno portato di là con mio marito in sala. C'era la mamma che si scaraventava contro di noi dicendo me l'avete ucciso. E io dicevo, signora, guarda, suo figlio è stato arrestato, come fai a dire? Perché tutti questi spari? Vabbè, ma i spari voglio dire, può darsi pure chi è ferito. Lui è morto, penso, dopo 20 minuti che gli hanno sparato. Però noi l'abbiamo saputo verso mezzogiorno, le 11, nella questura centrale. Non sapevamo che era morto, continuavano a dirci che era ferito, che era all'ospedale. Sì. È stato uno di loro, non so, un poliziotto, ma un uomo anziano, che si è appoggiato al tavolo e ha detto... Non piangerete mica per quel delinquente morto. Era detto a me, gli ho risposto, ma cosa vuole, sono soltanto un padre disperato. Basta, poi non abbiamo più detto niente. Così ci hanno detto come era morto Walter. L'abbiamo saputo lì. A me Bazzega la cosa che mi ha detto è pensa a Giorgio. Che Giorgio ci aveva 2 anni e mezzo. Mio padre aveva una mitraglietta, solo che sulla linea di tiro aveva i genitori e il fratello di Alasia che era arrivato nel frattempo. E con un colpo di mitra, una sventagliata di mitra, avrebbe fatto una carneficina. Non ha sparato, ha lasciato il mitra, ha provato a disarmare il ragazzo che gli ha sparato a sua volta.
Va bene, ma io non sapevo che avevano ucciso due poliziotti, pensavano feriti. Ma non sapevate? No, non, infatti loro non sono morti qua, sono morti in ospedale, sotto le operazioni e così via. Li hanno portati via che erano vivi, non erano morti. A parte questo, non sapevo. Poi dopo la reazione non mi ricordo più com'è stata. Il fatto che lui fosse morto, francamente, non ho provato poi tanto dolore per quegli altri. Sono sincera. Perché noi quella mattina noi abbiamo perso, eh? Noi come Stato noi abbiamo perso quella mattina. Comunque sono morte 3 persone. L'alba tragica di Sesto San Giovanni sveglia il paese dal freddo dicembre che si sta consumando. Sui giornali traspare tutta l'emozione e la commozione per la drammatica vicenda. Il giorno dopo, Sesto San Giovanni scende in piazza e si ribella alla violenza brigatista. È una manifestazione piena di gente e ricca di significato. La città si stringe attorno ai suoi poliziotti, anche nell'ultimo saluto. Non è la Milano sfiancata che ha smesso di provare sentimenti dopo Piazza Fontana. La comunità di Sesto partecipa in massa, in silenzio, sotto la neve, e celebra il sacrificio del maresciallo Sergio Bazzega e del vicequestore Vittorio Padovani. Noi comunque come famiglia abbiamo sempre avuto una solidarietà tale, generale, che anche tutto questo tipo di sentimenti veniva un po' ovattato, perché comunque noi eravamo dalla parte dell'eroe, capito? Quindi questi, dal punto di vista, questi potevano fare quello che volevano, ma noi eravamo dalla parte del giusto. Io avevo 2 anni e mezzo, io la storia di mio papà l'ho conosciuta a tappe. Cose che mi dicevano sempre, ma tuo papà era serio, tuo papà era bravo, tant'è che una volta io ho avuto la fortuna di incontrare, di parlare col suo braccio destro, nonché il suo migliore amico, e a un certo punto l'ho preso e ho detto, ascolta, per favore fammi capire, io so che mio papà era un ottimo poliziotto, un uomo come si deve, ma io sono stato adottato, perché cioè, continuano a dirmi, tuo papà era perfetto, tu sei così, io sono un casinista, sono gioviale, mi piace stare in mezzo alla gente, mi fa, Gio, tuo papà quando non lavorava era uguale, identico a te. La commozione lascia presto il posto alle indagini. Ad essere avvolto nel mistero è soprattutto lui, Walter Alasia, nome di battaglia Luca, un giovane ventenne che non ha esitato a sparare, noto alla polizia da appena un mese. Walter Alasia era molto giovane, non dimentichiamocelo, aveva 20 anni. Quando viene ucciso era già un regolare, cioè uno che riceveva uno stipendio da parte dell'organizzazione. Comunque, intorno al 1974, probabilmente, Walter Alasia è un brigatista, forse non ancora regolare, ma va a esercitarsi in montagna con la pistola, anche insieme a Renato Curcio, dopo che Renato Curcio era evaso dal carcere di Casale Monferrato. Lui è un figlio di una realtà operaia, non ha né arte né parte, contrariamente a suo padre che è un artigiano di qualità, lavora le pelli, sua mamma è un'operaia e lui a tavola sempre discute, anzi la accusa di essersi venduta al Partito Comunista. Non perché sono d'accordo con quello che ha fatto, intendiamoci, ma condannato no, perché è mio figlio, l'ho fatto io, l'ho cresciuto io e tutto. Probabilmente se lui avesse scelto di fare il prete, mi sarei meravigliata, ma sarei andata a messa tutte le domeniche e tutte le mattine magari. Qualsiasi scelta che lui ha fatto, io gli sarei andato dietro. Così. Non si è mai saputo quanto la madre di Walter Alasia fosse consapevole della doppia vita del figlio. La donna morirà nel 1985, pochi anni dopo la realizzazione di questa intervista.
Le Brigate Rosse a Milano prenderanno il nome di Walter Alasia, il compagno Luca, e la sua firma echeggerà in tutte le azioni degli anni successivi. Marcare col ricordo di un compagno morto per la causa il senso e il valore della strategia delle Brigate Rosse, e quindi anche per marcare il fatto che in nome della causa si può anche morire. Moltissimi brigatisti si sentivano in qualche modo i prosecutori di ciò che i partigiani non erano riusciti a compiere, cioè quella rivoluzione che nella visione dei brigatisti non era stata fatta, era stata tradita per colpa del Partito Comunista, per colpa della borghesia degli Stati Uniti, della Democrazia Cristiana. La città già conosce le violenze tra estremisti di destra e di sinistra, che hanno portato alla morte di giovani come Sergio Ramelli, Claudio Varalli e Giannino Zibecchi già nel 1975. Ma è la prima volta che una colonna brigatista si struttura in città. Non è casuale che la colonna milanese sia sostanziata da persone che provengono dalla fabbrica, o come tecnici o come operai. In quel momento ci si rende conto che quel modello di produzione, ma quel modello di sviluppo che sembrava inesauribile, invece può esaurirsi. Questo ha dei riflessi immediati nella vita di fabbrica e gli operai tornano a difendersi. E credo che questo non sia del tutto indifferente a un rinforzarsi del terrorismo rosso. Non è un caso, quindi, se la colonna Walter Alasia recluta i suoi uomini dal mondo operaio, anche se ormai le Brigate Rosse stanno compiendo un salto di qualità e sono sempre più slegate dalle fabbriche. A Milano la colonna Walter Alasia aveva una fetta molto rilevante di militanti che non erano clandestini. Questo ha un effetto anche politico sull'attività della colonna Walter Alasia, perché la lega di più alle realtà essenzialmente di fabbrica, nel senso che ci sono dei suoi militanti che vanno tutti i giorni in fabbrica a lavorare. Sarebbe piaciuto loro essere, come dire, la punta armata della classe operaia. In realtà la componente borghese, piccolo borghese, ebbe un suo ruolo importante, ed è per questo che ho sempre definito il terrorismo, contrariamente a quanto i terroristi volevano far credere, non un fenomeno di massa, ma un fenomeno di élite. È il 1977. L'Italia vive la stagione dei movimenti, colorati e creativi, ma anche il picco di una violenza che sfocia nuovamente nelle piazze e che vede vittime come Giorgiana Masi a Roma o Francesco Lorusso a Bologna. Lo hanno ammesso gli stessi brigatisti: tra il movimento del 77 e le Brigate Rosse non c'è nessun rapporto. Le Brigate Rosse non cercano di alimentarlo, non cercano di dirigerlo, lo monitorano, lo guardano, lo osservano. Ma da 2 anni, con l'entrata in vigore della legge reale, lo Stato ha inasprito le pene nei confronti dei violenti. E il clima è diventato sempre più teso. C'è una conseguenza per le Brigate Rosse, che la repressione dura di quel movimento ha tra le conseguenze quella che i più intransigenti degli appartenenti al movimento, le uniche scelte erano o entrare nelle Brigate Rosse, perché davano l'impressione di essere l'organizzazione più solida, o entrare nelle Brigate Rosse o niente. Rinunciare alla politica estremistica, rinunciare alla lotta politica di piazza e ritornare al privato, insomma. In una prima fase dobbiamo ricordare, per esempio, che nel 77 questa colonna, Walter Alasia, sparò alle gambe di Indro Montanelli. Gli hanno sparato alle spalle un intero caricatore di pistola munita di silenziatore. Poi sono fuggiti attraverso un sottopassaggio che collega via Manin con la parallela via Turati, dove li attendeva un'auto con a bordo un complice. Il ferimento di Montanelli apre la stagione delle cosiddette gambizzazioni, che coinvolgerà anche altri giornalisti. La colonna Walter Alasia cerca visibilità, colpendo uno dei più popolari giornalisti italiani. Come è accaduto? Come è accaduto, come accadono queste cose, che quando ci si accorge di cosa accadono sono già accadute. Questo è il fatto. Io uscivo dall'albergo, rasentavo i giardini per andare in piazza Cavour, e alle spalle ho sentito sparare, mi sono sentito trafitto da qualche cosa, sono caduto.
Nel pomeriggio, alla redazione del Corriere di Informazione di Milano, ha telefonato un uomo a nome delle Brigate Rosse Gruppo Walter Alasia. L'uomo ha rivendicato alle Brigate Rosse l'attentato contro Indro Montanelli, definendolo servo delle multinazionali. Montanelli era uno di destra che venne colpito come simbolo del giornalismo di destra. Nello stesso periodo fecero un'irruzione in un circolo cattolico a Quarto Giaro, il Perini, gambizzando, come si diceva allora, un'espressione orribile che è entrata nell'uso comune, quattro persone, compreso il presidente Iosa. Ma non c'è solo la colonna Walter Alasia. Sono gli anni in cui in città agisce anche un'altra formazione terroristica, diversa dalle Brigate Rosse per identità e obiettivi. Prima Linea. La strategia era diversa, soprattutto in ciò che le Brigate Rosse predicavano, la clandestinizzazione della lotta armata, mentre per Prima Linea, come gruppo di matrice autonoma, bisognava agire su due fronti: la attività clandestina, quindi fatta di ferimenti e omicidi, però anche la presenza nei movimenti studenteschi, operai, eccetera, nelle manifestazioni. Prima Linea compie azioni che sono in una misura anche superiore, nello stesso arco di tempo, alle Brigate Rosse. E ancor vie più sul territorio milanese. Ricordiamo che Prima Linea, fra gli obiettivi che colpisce e che hanno una grande risonanza a livello mediatico, è l'uccisione del giudice Emilio Alessandrini, che era molto noto come giudice per le sue inchieste. Galli viene ucciso all'università. La diversificazione, a mio avviso, non sta nella tipologia delle vittime, che poteva essere anche frutto di contingenti motivazioni, ma sta appunto in quella differenza ideologica. Ma se Prima Linea sceglierà due magistrati, la colonna Walter Alasia si muove più sotto traccia, sempre legata al mondo delle fabbriche. Ma il cuore dello scontro è ormai lontano da Milano. La direzione strategica delle Brigate Rosse punta dritto ai palazzi del potere. L'attacco al cuore dello Stato è pronto a cominciare. La creazione della colonna romana in funzione dell'attacco al cuore dello Stato, che era di fatto il palazzo, la politica, e la politica è a Roma, crea evidentemente uno scenario assolutamente nuovo, perché non stiamo parlando di un esercito di centinaia di migliaia di uomini, stiamo parlando di una formazione che può contare su un numero nutrito di cosiddetti regolari, però è altrettanto vero in ogni caso che stiamo sempre comunque nell'ordine delle decine di persone. È in questo contesto che il paese si prepara a vivere uno dei periodi più drammatici della sua storia. Manca quasi un quarto d'ora alle 15 e, come vedete, la macchina è una Renault 4 rossa. Dunque vi do le ultime notizie, dicono funzionari di polizia, è arrivata la conferma. L'uomo morto è Moro. Si trovava nei pressi di via delle Botteghe Oscure in una R4 rossa. Il caso Moro cambia la storia del paese, ma è uno spartiacque anche nella vicenda delle Brigate Rosse, a Roma, ma anche a Milano. Due dirigenti della colonna milanese sono anche due del comitato esecutivo che gestisce il rapimento Moro, il caso Moro. Franco Bonisoli fu uno di coloro che spararono in via Fani. Era venuto apposta da Milano col treno, partecipò all'agguato, alla scorta di Moro e al momento del rapimento il 16 marzo in via Fani, angolo via Stresa, e poi prese subito dopo il treno per tornarsene a Milano e riprendere a dirigere la colonna milanese. Milano è una delle quattro città dove vengono in simultanea distribuiti i 9 comunicati che le Brigate Rosse rilasciano durante i 55 giorni. Come conseguenza dell'uccisione dello statista democristiano, si danno poteri speciali al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. I frutti del suo lavoro si vedono immediatamente. Tutto
trovato un borsello a Firenze in un bus con chiavi, pistola, documento del BR, un libretto di circolazione della moto, un certificato medico. Da chi aveva venduto la moto e aveva rilasciato il certificato medico fu riconosciuto Azzolini. Col mazzo delle chiavi si riuscì a individuare il portone. Si osservarono coloro che ne uscivano, furono individuati come brigatisti. E uno dei primi risultati fu il primo ottobre del 78, l'irruzione nel covo di via Monte Nevoso 8 a Milano, zona Lambrate, vicinissimo alla stazione, dove aveva sede la direzione di colonna. Milano, ore 9 del mattino. Una operazione comandata dal generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa porta alla scoperta di 3 covi delle Brigate Rosse e all'arresto di 9 brigatisti. Nelle operazioni dei primi 2 giorni di ottobre 1978 vengono arrestati 9 brigatisti, tutti di un certo rilievo, tra cui Nadia Mantovani, Franco Bonisoli e Lauro Azzolini. Lauro Azzolini e Franco Bonisoli sono i dirigenti della colonna milanese, sono loro che danno l'impronta alla colonna e decidono le azioni. Gli arresti di via Montenevoso portano a divisioni all'interno delle Brigate Rosse. Molti irregolari diventano clandestini e cambia l'assetto di tutta l'organizzazione. La colonna milanese viene decapitata. È talmente grave la situazione sul piano organizzativo, anche se l'attenzione ormai si era concentrata su Roma, ma è talmente importante la colonna milanese che la direzione strategica decide di inviare 2 pezzi grossi dell'organizzazione per ricostituire la colonna milanese e quindi manda a Milano Mario Moretti e Barbara Balzerani. Mario Moretti era stato uno dei brigatisti della prima ora, aveva lavorato a Milano dall'età di 20 anni ed era già stato nella colonna milanese fino al 75, prima di fondare quella romana con la Balzerani. Costoro si rimettono al lavoro, riprendono contatti, cercano di attirare nuovi militanti, magari promuovono dei militanti di secondo piano sconosciuti alle forze dell'ordine a ruoli di maggior rilievo all'interno dell'organizzazione. Insomma, ora dell'autunno del 1979, le Brigate Rosse a Milano, la colonna Walter Alasi è ricostituita e pian pianino cresceranno fino nel 1980 all'omicidio di 3 poliziotti in via Schievano. Quella sarà la più clamorosa azione di fuoco che le Brigate Rosse abbiano realizzato a Milano. La colonna Walter Alasi è ricostituita e agisce a Milano come una mina vagante. Ma nel frattempo, nel paese, il clima è cambiato. Il 24 gennaio 1979, a Genova, le Brigate Rosse hanno ucciso Guido Rossa, un operaio. Il clima nelle fabbriche cambia completamente, o cambia molto, perché nessuno si sente più di giustificare, non dico di giustificare, ma neanche di capire, ma neanche in qualche modo di mostrare un'indifferenza nei confronti di chi ha avuto il torto di uccidere un compagno di lavoro. La presenza delle Brigate Rosse dentro le fabbriche era una presenza vera. Questi che sapevano chi era che portava i volantini in fabbrica, che sapevano che il tale era, diciamo, quasi certamente un brigatista o comunque in contatto, nessuno di questi denunciava. Guido Rossa denuncia, decide lui ovviamente che da lì in avanti queste cose sarebbero state direttamente denunciate, non combattute politicamente soltanto all'interno della fabbrica, ma denunciate alle forze dell'ordine. Eravamo convinti di una cosa, di una corazza che proteggeva la classe operaia, l'essere classe operaia stessa. Noi pensavamo che questi esseri non sarebbero scesi così in basso da colpire veramente nell'operaio, nel delegato sindacale, quello che per noi è l'essenza della democrazia. La morte di Guido Rossa è uno di quegli avvenimenti che crea una spaccatura all'interno delle Brigate Rosse, che ben presto dovranno fare i conti anche con le dichiarazioni di Patrizio Peci, il primo brigatista a collaborare con la giustizia.
Tra la colonna Walter Alasia e la direzione strategica delle Brigate Rosse, la frattura è ormai insanabile. I nuovi militanti della Walter Alasia, ricostituita da Moretti e Balzerani, avevano un pedigree politico, un retroterra personale e ideale leggermente diverso da quello dei brigatisti, diciamo, della prima ora. E quindi a un certo punto cominciano dei veri e propri litigi tra Moretti, la Balzerani e più in generale chi dirigeva le Brigate Rosse da Roma e i dirigenti della nuova Walter Alasia. Una contrapposizione pesante, approfondita e molto ideologica anche, si conclude con la, diciamo così, con la colonna Walter Alasia che si ribella. I milanesi accusavano il resto delle Brigate Rosse, o per meglio dire la dirigenza di quel momento delle Brigate Rosse, di aver perso, no, la vocazione originaria, di non essere più vicini alla base operaia, alla classe operaia, e che solo loro della Walter Alasia non avevano mai perduto questo contatto, e quindi si arrogavano il diritto di essere gli unici veri brigatisti, perché non avevano mai perso l'orientamento originario. La Walter Alasia è ormai un'organizzazione autonoma che va per conto proprio. Il clima degli anni di piombo abbraccia la città in un'Italia che sta vivendo la svolta sul piano economico e politico. Milano precipita in una paura già conosciuta. Si comincia a colpire anche chi non viene percepito direttamente come un colpevole delle presunte ingiustizie politiche a cui è sottoposto il proletariato. Questo generava un'onda di paura, perché erano famiglie che non avevano mai pensato che il loro padre o marito o fratello potesse essere un obiettivo della lotta armata, potesse rischiare la vita. Il 12 novembre 1980 viene ucciso Renato Briano, direttore del personale della Marelli di Sesto San Giovanni. Gli sparano in metropolitana mentre stava andando al lavoro. 18 giorni dopo, il 29 novembre 1980, è la volta di Manfredo Mazzanti, direttore tecnico della acciaieria Falck. La colonna Walter Alasia sembra voler tornare alle origini, a Sesto San Giovanni. Ma il mito della Stalingrado d'Italia è ormai appannato e non restano che pochi residui. Il fatto che queste azioni continuino anche all'inizio degli anni Ottanta credo che sia proprio un non rendersi conto della trasformazione che c'è. La grande fabbrica sta già iniziando a perdere, diciamo, terreno in confronto alla terziarizzazione, commercio e terziario. È come dire veramente un essere fuori tempo. Nel febbraio del 1981, i brigatisti della colonna Alasia scelgono di cambiare gli obiettivi e perseguono una strategia mai vista prima. Nasce la cosiddetta Brigata Ospedaliera, che prende di mira il Policlinico di Milano. Mio padre si chiamava Luigi Marangoni, faceva il direttore sanitario del Policlinico di Milano, era responsabile organizzativo dei vari servizi dell'ospedale e quindi ha attraversato un periodo molto complicato, picchetti, distribuzione di volantini, di proteste in generale, ma anche proprio volantini delle Brigate Rosse che erano stati trovati poi all'interno degli spogliatoi in diversi punti dell'ospedale. C'erano stati casi di sabotaggio per cui di notte alcuni di questi brigatisti o simpatizzanti brigatisti che lavoravano all'ospedale policlinico staccavano le prese dei frigoriferi in cui erano conservate le sacche di sangue per la trasfusione, e questa è una cosa che aveva molto indispettito il professor Marangoni. Il dottor Marangoni decide di denunciare i fatti accaduti. Le BR, con un'azione dimostrativa, sparano alle gambe a tre capi infermieri che con il direttore sanitario avevano portato avanti la denuncia. Negli ultimi tempi c'era molta pressione su di lui e io me lo ricordo molto, molto cupo e molto triste. Nell'ultima vacanza di Natale lui aveva fatto un commento riguardo al fatto che forse non avrebbe potuto più sciare. Forse lui pensava a un ferimento, più che altro. Luigi Marangoni viene ucciso il 17 febbraio del 1981, al mattino, da quattro terroristi che bloccano la sua auto e lo uccidono a colpi di pistola. Il delitto viene rivendicato dalla colonna Walter Alasia.
Nel volantino si fa riferimento a un brigatista morto in ospedale e si definiva Marangoni servo dello Stato e della Democrazia Cristiana. Erano i proclami deliranti e senza senso. Quelli che sono venuti a ucciderlo non lo conoscevano. E il suo nome l'aveva fatto invece un'infermiera che lavorava in ospedale e che quindi lo conosceva e sapeva chi era. Però ecco, l'idea che fossero venuti a spiarci per giorni era una cosa terribile per me, molto, molto dolorosa. E anche che l'ultima cosa che lui ha visto prima di morire sia stata un'arma puntata contro di lui è proprio un pensiero imperdonabile per me. Quel che è certo è che la Walter Alasia ha cambiato modo di operare. Gli ultimi fuochi del terrorismo a Milano vedono il gruppo sempre più attivo e i brigatisti come schegge impazzite. Dopo l'omicidio Marangoni, l'ambito ospedaliero viene lasciato perdere e ci si concentra di più sulla Alfa Romeo, dove c'è l'ultimo fatto clamoroso della Walter Alasia, il rapimento dell'ingegner Sandrucci. Renato Sandrucci è un dirigente dell'Alfa Romeo che viene sequestrato il 2 giugno del 1981 e che resta 10 giorni nelle mani delle Brigate Rosse. Il gruppo terroristico è ormai sfaldato e ogni colonna brigatista sembra agire autonomamente. Nel 1981 le varie branche delle Brigate Rosse rapiscono 4 persone e si sovrappongono. A un certo periodo ci sono 4 persone contemporaneamente tenute prigioniere delle Brigate Rosse. Sono Sandrucci, Taliercio del petrolchimico di Marghera, Ciro Cirillo, assessore della Campania, e il fratello di Patrizio Peci, Roberto, preso a mo' di vendetta trasversale e poi sarà ucciso, come anche Taliercio. Eppure in quel periodo sono crepuscolari le Brigate Rosse. I riflettori sulla Walter Alasia sembrano sbiadirsi. Il gruppo milanese è formato per lo più da irregolari e molti di loro cominciano a pentirsi, come ha fatto Patrizio Peci a Torino. Alla fine solo nella Walter Alasia ci saranno 28 pentiti. Il terreno frana sotto la colonna milanese e anche Mario Moretti viene arrestato. È il 4 aprile 1981. Col 1982 un'attività delle Brigate Rosse a Milano che sia visibile sparisce. È il 1984, Milano ha cambiato volto, è diventata un'altra città. È il luogo simbolo degli anni Ottanta, la culla dei socialisti, la patria degli yuppies. Quando si celebra il processo alla colonna Walter Alasia, la stagione brigatista sembra un ricordo lontano nel tempo. Davanti alla Corte d'Assise di Milano, processo ai componenti la colonna milanese delle Brigate Rosse, Walter Alasia. Nel 1984 si apre il maxi processo alla colonna Walter Alasia. 112 imputati, quasi tutti quelli che avevano fatto parte da Walter Alasia vi sono compresi e quindi è il processo più importante per durata, per numero di imputati e per numero di ergastoli assegnati, eccetera. Per i familiari delle vittime, il processo è un dolore che si trascina nel tempo e si rinnova ad ogni udienza. Pensavo che dovessero avere delle motivazioni molto forti, perché comunque, oltre a farti togliere la vita a qualcuno, è una cosa che mette in gioco anche molto la tua vita e poi ti porterà magari in prigione per tanto tempo o a essere ucciso anche tu. Mi aspettavo che dicessero qualcosa, che avessero delle idee da far valere in un momento come quello del processo, che era un momento di visibilità anche per loro, se vuoi. E invece non erano assolutamente interessati a questo. È stato così una sensazione di grande vuoto. Il
Il processo del 1984 è, mutatis mutandis, una sorta di parodia del processo, del processone alle Brigate Rosse a Torino, che aveva ben alta esposizione mediatica. Perché? Perché in quelle gabbie del primo processo, quello di Torino, c'erano le teste pensanti delle Brigate Rosse, cioè erano le Brigate Rosse. Nell'84 è come se, come dire, il mito dei compagni che sbagliano, della dignità minima, secondo alcuni, ancora esistente, è ormai svanito. Quindi si sa che si ha a che fare con delinquenti. La sentenza arriva nel settembre 1985 e sarà confermata l'anno dopo in appello e in Cassazione. 19 ergastoli e 840 anni di carcere per 112 imputati, condannati in molti casi a pene ancora più pesanti di quelle richieste dallo stesso pubblico ministero. Tra di loro anche Mario Moretti, Laura Azzolini e Franco Bonisoli. Milano riparte, l'economia riparte, i socialisti al governo, Craxi che si afferma, una voglia di cambiare quella che poi venne definita Milano da bere, di cambiare, no? Di dimenticare, di vivere, di fare affari, di far girare i soldi, di creare novità. Credo ci fosse dietro davvero la stanchezza, la nausea, la non sopportabilità di una tensione e di una violenza così diffusa. Constatando però una cosa molto saggia, forse senza rendersene conto, che così non si andava da nessuna parte, che così era lo sfascio. E quella generazione in qualche modo trascina il paese fuori dagli anni di piombo, chiedendo e praticando un modo nuovo di vivere. Milano vicino all'Europa! Milano ha fretta di dimenticare. Milano che banche, che cambi! E ricomincia a correre. Milano gambe aperte! Milano che ride e si diverte! Milano 3 milioni e respiro di un polmone solo, che come un uccello gli spari lo manchi e riprende il volo. Milano sei rossa davvero tra la vita e la morte, continua il tuo mistero.